Buonasera a tutti. Non è la giornata ideale, non è la serata ideale per andare a sentire una relazione sul PGT, purtroppo sta risicando e dunque scoraggia anche un po' la partecipazione. Hai fatto un posto sul piano. Ovviamente questo fa parte della partecipazione pubblica a quello che ci hanno raccontato dal territorio, che è comunque per noi rappresenta un passo fondamentale per l'amministrazione. E giusto per questo vi voglio anche dire che voglio ringraziare fin d'ora il progettista che comunque anche in una serata come questa ci ha raggiunto per esporre il piano. Voglio anche ringraziare l'assessore Bassi che ha seguito insieme all'ufficio tecnico tutta la redazione e devo dire grazie anche ai consiglieri che ci hanno supportato in questo periodo con commissioni urbanistiche, sabati passati a discutere su questo piano regolatore, su questo PGT che ovviamente per noi rappresenta un punto fondamentale. Siamo arrivati di corsa, arriveremo di corsa all'adozione entro i termini previsti, quantomeno dalla legge attuale, anche se però poi ci sono delle modifiche sempre dell'ultima ora, perché teoricamente il PGT andava adottato e approvato in via definitiva entro il 31/12/2012. Non siamo nei tempi, ma stiamo facendo di tutto per quantomeno adottarlo entro il 31/12/2012. Questo anche perché la situazione che abbiamo trovato quando siamo arrivati non vuole essere assolutamente polemica, però di fatto non c'erano nemmeno i fondi per poter finanziare questo PGT. Dunque, grazie a quel contributo straordinario del BIM che ha fatto anche tanto parlare qualcuno, siamo riusciti comunque ad iniziare l'iter procedurale del PGT, abbiamo fatto la gara, abbiamo fatto i vari regolamenti, abbiamo fatto tutti i passaggi e oggi lo stiamo presentando raccogliendo e condividendo con le persone che hanno fatto le osservazioni e che avevano delle situazioni particolari da risolvere, cercando di ascoltare tutto e tutti. Credo che si poteva fare di più e si poteva fare di meglio. Ovviamente poi quando si va a scegliere si sa che qualcuno magari è contento, la stragrande maggioranza no, perché mi capita sempre così che quando facciamo delle scelte spesso non vanno verso l'orientamento di tutti, però ovviamente delle scelte le abbiamo fatte e le abbiamo fatte con proprio con il cuore, nel senso pensando a quello che per noi è il progetto di Ossimo, quello che può diventare nel futuro e mantenendo quelle peculiarità a noi care che poi possono essere più o meno condivisibili, eventualmente poi se ci saranno delle riflessioni in merito apriremo anche un dibattito e cercheremo di rispondere a tutte le problematiche o anche ai vostri interrogativi che avrete in merito al PGT. Dunque io passo la parola a Roberto Bassi come assessore delegato al piano del governo del territorio. Grazie. Il nostro sindaco ringrazia tutti gli altri, hanno fatto, ma come avete sentito in realtà lui è perfettamente a conoscenza di tutto, ha seguito nei minimi dettagli l'evoluzione di questo piano e quindi, ma te lo porto un po' in scherzo. Per cui niente, due parole soltanto. Quello che abbiamo voluto impostare assieme all'architetto Urbagotti è stato proprio un piano di governo territorio che senza grandi voli, senza grandi proiezioni in un momento anche dove nel quale
non era proprio il caso, ha cercato di dare un certo ordine, un certo equilibrio a una situazione che aveva visto negli ultimi anni una crescita piuttosto disordinata e anche in molti casi abbastanza equivoca. Abbiamo quindi provveduto a tessere questo piano di governo del territorio basandoci innanzitutto su quello che avevamo promesso in campagna elettorale, quindi che poi è stato trasdotto nel piano di governo dell'amministrazione. Da questo sono discese alcune linee guida approvate dalla giunta comunale, sono state integrate dalle istanze che sono state presentate dai cittadini nei termini in cui avevamo riaperto appunto il periodo di presentazione delle osservazioni, dei suggerimenti. Poi sono stati tutta una serie di incontri tematici con i proprietari delle aree nel PLU Marconi per risolvere quelle questioni lì, con i proprietari delle aree del BIP di Orsimo Inferiore, del piano artigianale di Orsimo Superiore, della zona di 4 novembre, quindi tanti incontri settoriali per definire quelle che erano le problematiche di questi vari settori. Il tutto di nuovo rimescolato, riassemblato, valutato con gli enti sovracomunali, ASL, ARPA e tutto il resto, comunità montana, sovrintendenza, nella prima conferenza di VAS. Oggi c'è stata la seconda conferenza di VAS e io devo dire il nostro capogruppo era a lavorare e non c'era, ma avrebbe avuto una bella soddisfazione nel sentire da parte degli enti presenti, degli organismi presenti, un apprezzamento molto esplicito all'impostazione che ha il nostro PGT rispetto a quello che si trovano di solito a dover valutare, a dover assecondare. Ci daranno anche qua delle prescrizioni, delle osservazioni, le valuteremo e assieme all'architetto Dubagotti daremo delle risposte. Chiudo dicendovi soltanto questo: il nostro PGT ha cercato di essere veramente un piano di governo del territorio e non una brutta copia dei vecchi piani regolatori, dove che interessava era solo se la mia terreno era giallo, rosso o verde. Quindi abbiamo cercato di mettere dentro nel PGT degli elementi, delle valutazioni, delle tematiche che si occupassero dei vari settori della vita del nostro paese. Quindi il discorso sui centri storici, il recupero dei centri storici che adesso si stanno svuotando, fra un po', oltre a essersi svuotati, saranno anche pericolanti e pericolosi e quindi ci comporteranno per le amministrazioni che verranno dei grossi problemi anche da questo punto di vista. Un contenimento del consumo del suolo che è ormai la filosofia che deve in qualche maniera ispirare anche il futuro di tutte le amministrazioni. Un'attenzione particolare al, è un brutto termine, però non ne trovo un altro, ringiovanimento della nostra popolazione, quindi favorendo, cercando di aiutare anche l'insediamento di giovani coppie che vengono anche da fuori, oltre a far mantenere le nostre sul territorio. Una visione diversa, più complessiva anche del territorio agricolo, delle zone agricole che vanno riconquistate all'utilizzo del suolo come risorsa ambientale, risorsa agricola, risorsa produttiva, guardando non solo l'agricoltore professionale che ormai ce ne sono purtroppo pochi, ma anche quelli che si occupano di agricoltura, di ambiente per passione. Noi li chiamiamo hobby farmer, non è un'invenzione nostra, però diciamo quelli che si dilettano di
coltivarsi il piccolo appezzamento, e questo rientra anche in una serie di iniziative che anche il nostro sindaco sta seguendo direttamente. Il tutto, ovviamente, non potendo dare delle incentivazioni in termini di contributi monetari, fiscali e così via, perché la situazione del Comune di Ossio, non sto a ripeterlo per l'ennesima volta, dal punto di vista delle finanze non è tra le più brillanti, il tutto, dicevo, con gli strumenti che il PGT può dare, quindi largo uso delle compensazioni, largo uso delle perequazioni, e dopo l'architetto poi vi spiegherà meglio alcune soluzioni che abbiamo implementato con lui e che, Antonio, sono tutte da provare. È un esperimento, un tentativo, ci crediamo, però dovrà essere poi provato sul campo, dovrà essere collaudato nei prossimi anni. Il nostro PGT, come l'abbiamo studiato, come lo pensiamo e come lo vogliamo, non è uno strumento fisso, un fossile, piuttosto che un monolite, ma deve essere qualcosa che poi si adatta alle esigenze della nostra popolazione, del nostro territorio, man mano nell'ambito di una cornice che è quella che adesso l'architetto vi spiegherà. Si poteva fare di più, si poteva fare meglio, ha detto già il sindaco, sicuramente sì, abbiamo cercato di sentire un po' tutti e di valutare un po' quello che da ognuno veniva fuori come osservazioni, come proposte e come suggerimenti. Non tutto è stato possibile accogliere, abbiamo avuto 27 osservazioni e suggerimenti, richieste nei termini previsti dalle nostre delibere, siamo riusciti ad accoglierne più del 60%, ci sembra, considerato anche che erano molto sparpagliate, ci sembra comunque un buon risultato, sicuramente migliorabile nel tempo, ma un buon risultato. Quindi chiudo qua, lascio la parola al direttore Bagotti che procederà all'illustrazione del nostro PGT. Alla fine dell'illustrazione, ovviamente, se ci sono delle osservazioni, richieste di chiarimenti e così via, sarà ben lieto di darveli e di ascoltarli. Non è questa la sede e il momento poi per presentare nuove richieste, osservazioni, proposte e così via, anche se vengono ben bene, non ci formalizziamo su questo, ma nel senso che, diceva il sindaco, andremo in adozione il 29 di dicembre, se riusciamo, male che vada, al 31, con bottiglia di spumantino sul tavolo, e poi ci saranno i tempi tecnici per le pubblicazioni, tutto il resto, ci saranno 30 giorni per la visione da parte di chiunque, 30 giorni poi per le osservazioni e poi le osservazioni presentate dovranno essere esaminate una per una, data una risposta a ognuna di queste, e poi si andrà in approvazione. Il nostro PGT sarà operativo, finito, pubblicato sul board e tutto quanto, immaginiamo entro fine di aprile, più facile fine di maggio. Sbaglio? No. Ok. Coi tempi tecnici delle visioni degli enti, pubblicazione da parte della regione e tutto il resto. Per cui più o meno le tempistiche sono queste. Lascio parola a Tito Rubagotti che ci illustra la bozza, il PGT che verrà poi adottato il 28-29. Buonasera a tutti. L'introduzione sulle caratteristiche e sulle scelte principali del PGT di Ossimo è stata fatta dall'assessore al sindaco, quindi io non mi dilungo
in aspetti di carattere generale, cercherò, visto che poi la presentazione è abbastanza lunga e complessa perché i lavoranti sono molti, andrò in maniera molto spedita a dimostrarvi tutti gli aspetti del piano di governo del territorio, poi cercando di stare anche le condizioni climatiche, di mantenere un minimo di tempo per rispondere a eventuali richieste di chiarimento. Una premessa è fondamentale: il piano di governo del territorio è formato da tre documenti distinti che formano il PGT. Sono il documento di piano, il piano di regole e il piano dei servizi. Il documento di piano, che è il documento principale, che è quello che è stato oggetto anche di valutazione ambientale strategica e sarà sottoposto al parere di compatibilità al piano territoriale di coordinamento della provincia, quindi ci sarà un ente sopra di noi che è poi la provincia di Brescia che esprimerà il suo parere, aggiungendo eventualmente se riterrà opportuno delle modifiche. È il documento strategico, cioè quello che contiene, oltre all'individuazione degli ambiti di trasformazione che sono le aree di espansione previste dal PGT, le scelte strategiche principali che il comune, che l'amministrazione si è data nella redazione del piano di governo del territorio. Il piano delle regole è per similitudine un documento molto simile al vecchio piano regolatore, cioè contiene tutte le regole per l'edificazione che non sia quella negli ambiti di trasformazione e le regole appunto per le trasformazioni edilizie, quindi con una disciplina per ambiti e per ambiti territoriali su tutto il territorio, quindi contiene anche tutta la parte normativa, mentre il piano dei servizi è sostanzialmente il piano che riguarda tutto ciò che sono servizi pubblici di interesse pubblico, quindi quello che è la parte pubblica dello strumento urbanistico, che contiene quindi la lettura e l'analisi dello stato di fatto, l'analisi dei fabbisogni, le azioni di progetto e contiene anche la fattibilità economica delle analisi, cioè scusate, dei servizi di progetto. L'iter è partito appunto dall'avvio del procedimento in base al quale ogni cittadino poteva presentare le proprie istanze, qua sono sintetizzati i passaggi principali e su questa cartografia sono individuate l'individuazione cartografica di tutte le istanze che sono giunte prima dell'avvio, cioè prima dell'inizio della fase di progettazione del PGT, perché questo è quello che prevede, è una delle novità più importanti della legge, cioè la partecipazione dei cittadini fin dall'inizio del processo di pianificazione, mentre prima con il vecchio piano regolatore succedeva che il cittadino poteva intervenire, dire il proprio parere, solo in fase di osservazione al PRG adottato. Invece ora il processo è partecipativo, soprattutto attraverso il progetto di valutazione ambientale strategica. Questo non vuol dire che l'amministrazione è tenuta a dare risposta ad ogni, dettagliatamente ad ogni risposta, deve dimostrare di averne tenuto conto e dalle premesse fatte dall'amministratore mi pare che sia evidente che ciò sia avvenuto. Queste sono le individuazioni, come succede in tutti i comuni, la stragrande maggioranza delle richieste legittime riguardano trasformazione a scopi edificatori di terreni di proprietà, soprattutto a carattere silenziale. Qua c'è un po' la sintesi di quello che i cittadini di Ossima hanno chiesto nella fase dell'avvio del procedimento. Questo è un aspetto fondamentale. Sin dall'inizio l'amministrazione ha dettato a me e ai miei collaboratori quali fossero i propri obiettivi strategici. Questi obiettivi strategici sono stati il faro che ha guidato tutta la fase di redazione del piano del governo del territorio, ma sono stati anche utilizzati per verificare la congruenza delle scelte rispetto appunto a questi obiettivi e sono stati valutati in maniera molto dettagliata non solo da noi ma anche dagli enti all'interno del processo di valutazione ambientale strategica e sono rimasti sostanzialmente invariati, se non per alcune questioni di dettaglio ovviamente, mentre si lavora si va a definire, e sono sostanzialmente questi, cioè il risparmio di suolo e la riorganizzazione del tessuto urbano esistente, la risoluzione di problematiche urbanistiche,
ed ambientali esistenti, la salvaguardia e la valorizzazione delle parti maggiormente pregiate, la riqualificazione urbana e sociale delle siti di antica formazione, poi alcune scelte di carattere specifico che sono l'applicazione dei criteri di perequazione, compensazione e certificazione, che sembrano delle bestie strane, ma poi vi spiegherò, cercando di essere il più chiaro possibile, cosa sono questi meccanismi. La volontà di favorire interventi edilizi a basso impatto ambientale, risparmio energetico, lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto al consumo del nuovo territorio, favorire l'insediamento di giovani coppie, il recupero e trasformazione, cioè ripensare l'edificazione in zona agricola in senso più rispettoso e compatibile, sostenendo il recupero e la trasformazione dell'esistente da parte dei privati esistenti, realizzazione dei nuovi parcheggi nei centri storici. Tra le azioni puntuali che hanno valenza strategica di interesse pubblico si segnalano due scelte fondamentali fatte dal DGT, che sono un po' il perno insieme all'impostazione, che è estremamente, come diceva l'assessore Bassi prima, innovativa, nel senso che pochi DGT affrontano questa possibilità data dalla nuova legge regionale. Perché spesso, come giustamente veniva detto, sono delle trasposizioni, delle scopiazzature, delle messe in altra forma dei principi del vecchio. Nel caso di Ossimo, credo che in maniera molto coraggiosa, l'amministrazione ha deciso invece di sfruttare appieno questi meccanismi, ovviamente legati a delle finalità ben precise, che sono sostanzialmente la risoluzione di alcuni problemi che c'erano e il recupero dei luoghi di antica formazione. E anche dal punto di vista proprio del tecnico, le soluzioni proposte sono particolarmente innovative, tra l'altro riconosciuto in sede di conferenza di base stamattina da tutti gli enti che ne vedono, io so quelli che ho fatto io, ne vedo un po', gli enti li vedono tutti e obiettivamente di PGT che hanno questi contenuti credo non ce ne siano molti in giro, ma forse qualcuno c'è, non voglio fare affermazioni. Guardate, comunque le scelte sono l'individuazione di un nuovo ambito di trasformazione per servizi pubblici integrati, atto ad accentrare le funzioni amministrative pubbliche per l'istruzione, fra il resto, nel senso che posta è un contenitore che dovrà essere riempito di contenuti, questo, in un luogo strategico per la logistica e la fruibilità del comune, nonché simbolico, proprio per il suo ruolo di collegamento ideale tra i due nuclei fondativi di Ossimo Superiore e Ossimo Inferiore. Questo qua magari lascerò la parola agli amministratori, che questa è una scelta principalmente politica, la cui traduzione tecnica non è stata facilissima, ma è una scelta molto importante e molto forte. La seconda è quella dell'individuazione di specifiche regole di un perimetro per l'individuazione della costruzione del parco tematico del Cerreto. Iniziative sono già in corso, il PGT individua chiaramente e con delle regole ben precise la normativa che dovrà essere attuata su questo ambito, che diventa anch'esso strategico per il futuro del comune, perché poi il PGT, oltre a definire le logiche di edilizia urbanistica del comune, definisce le scelte che andranno a definire anche i caratteri sociali e economici di un comune, tra cui questa cosa del Cerretto è una scelta ben precisa che va in una direzione, da una parte, di salvaguardia delle eccellenze che fanno diverso Ossimo da altri paesi, perché poi ogni comune ha una sua peculiarità, dall'altro anche la valorizzazione di queste risorse anche a fini sociali e economici, perché il turismo, tra virgolette, qui non possiamo parlare di turismo inteso come lo possiamo intendere, che ne so, ponti di legno, ma è una questione più di villeggiatura e comunque di una vocazione del territorio che storicamente c'è da stato. Ho scoperto proprio tardi ieri sera che dei miei vecchi parenti venivano in vacanza Ossimo 40 anni fa, non lo sapevo, ho scoperto ieri sera. Però alcuni a Burno, alcuni a Ossimo. Però altri elementi di traino di carattere sociale e economici sono fuori luogo per le situazioni che penso siano ovvie a tutti.
e dall'altra parte una normativa specifica sul territorio extraurbano che consenta la manutenzione del territorio, perché l'altro aspetto fondamentale, soprattutto nella media alta montagna, è un territorio che è stato modellato ed è quello che vediamo attraverso il lavoro di secoli, che nel giro di pochissimi anni sta perdendo completamente le sue caratteristiche paesaggistiche, sostanzialmente per l'avanzare del bosco e per la mancata coltivazione dei prati e della mancata presenza dell'agricoltura. E qui viene fuori il discorso forte, che è quello di introdurre normative che non ci sono nella legge, perché la legge prevede la possibilità di edificare per gli imprenditori agricoli, punto a capo, ma la possibilità di dare anche al lobbista, al cittadino che ha questo piccolo pezzo di terreno, ha questo hobby, o addirittura da persone che possono anche venire fuori, che possono avere questa volontà che sia più diffusa, la possibilità di realizzare un piccolo deposito a prezzi, secondo delle regole ben precise, la prima delle quali è l'eliminazione di tutte le superfetazioni e dei baraccamenti che sono presenti, che sono frutto di edilizia spontanea per delle necessità. Quindi si riconoscono necessità, si stabiliscono delle regole e si cerca di incentivare questo fatto, perché la manutenzione del territorio è l'aspetto fondamentale dal punto di vista del futuro del comune, non solo dal punto di vista paesaggistico. Qui poi parliamo della partecipazione, se siamo qua stasera ovviamente stiamo parlando di partecipazione, questo è l'ortofoto del vostro comune, ecco, dal punto di vista della presentazione, proprio per motivi di distanza, di crevone, di ampiezza del territorio, ci sarà sempre una piccola finestra che rappresenta crevone, a volte in basso a sinistra, a volte in alto a destra, perché altrimenti è impossibile rappresentarlo. Questi che vedete col perimetro giallo sono individuazioni di nuclei di antica formazione, dei centri storici, poi sulla normativa entreremo nel merito più tardi. Questi marroncini sono gli ambiti dell'aspirazione prevalente residenziale, le zone di completamento residenziale, le vecchie zone B. Qui parliamo tra l'altro da un PRG abbastanza singolare dal punto di vista della pianificazione, nel senso che aveva due zone B, una con indici più alti e più bassi, ma estremamente diffuse, soprattutto la zona di 2, se non ricordo se si chiama. E questo ha consentito di arrivare a un ragionamento che adesso vi illustro, che è un po' il nocciolo e la novità interessante del vostro TGT, che sono questi ambiti, che sono chiamati ambiti residenziali di contenimento allo stato di fatto. Sono ambiti sostanzialmente o parzialmente edificati, individuati in base a criteri di paesaggistici, comunque di salvaguardia di delle parti pregiate del territorio, che possono essere o quelle agricole o i nuclei di antica formazione, nei quali ciò che è presente ovviamente è, per gli edifici presenti è possibile degli interventi necessari e ovvi. I lotti liberi, che ce ne sono parecchi, perché cioè è un tessuto molto, molto rado, molto disordinato, molto casuale. I lotti liberi, ma pari addirittura della norma che hanno scritto, liberi possono essere oggetto di nuova edificazione, ma questa nuova edificazione non nasce direttamente da un regime del suolo di quel mappale, nasce solamente a fronte del fatto che viene innescato il meccanismo di perequazione legato al recupero degli edifici all'interno del centro storico. Adesso ve la butto lì, poi ve la spiego meglio. Questi che vedete in verde sono gli interni urbani di salvaguardia, che è la zona che blocca sostanzialmente quello che c'è, che sono sostanzialmente individuati a Craielone. Questo è l'albero di abito produttivo che c'è con quella provinciale del Soborno, questo è il deposito, c'è l'aperto esistente che ha una normativa specifica. Questi in azzurro sono le aree per servizi pubblici, parte esistenti, parte di progetto, dove il grosso nucleo è sostanzialmente dalla chiesa, museo, scuola materna di Ossimo Superiore, scendendo verso la provinciale, verso Ossimo Inferiore.
questi che vedete con un perimetro che si sovrappone sono i piani attuativi soggetti a convenzione vigente, per cui si prende atto della condizione, della convenzione, finché c'è quella convenzione vale quella, non si può fare altro. Questi in rosa sono i nuovi ambiti di trasformazione, sono tutti praticamente, tranne uno, quasi tutti i residui del PRG vigente, più o meno rivisitati, rivisti, guardate le esigenze, messi, razionalizzati. Questo per quanto riguarda il tessuto, cioè la visione globale del territorio, quindi vedete da una parte, qui vedete in basso la cava, l'ambito estrattivo che soggetto alla normativa locale, cioè c'è poco di più da dire. Queste aree intorno ai nuclei abitati sono degli ambiti rurali di tutela dell'abitato, sono delle aree agricole con delle forti limitazioni all'edificazione, cioè non si può, cioè si può, possono essere ovviamente conteggiate ai fini dell'edificazione in zona agricola, così come è possibile fare gli interventi di cui si parlava prima, ma le nuove edificazioni di carattere agricolo, proprio per un motivo di paesaggistico e di salvaguardia della lettura tra l'edificato e non edificato, sono considerate appunto non edificabili. Questi sono gli ambiti agricoli produttivi, dove realmente o non c'è bosco o non ci sono le altre limitazioni, sono gli unici posti dove si può fare l'agricoltura vera e propria. Tutto il resto sono ambiti agro-silvopastorali, cioè dove zone boscate con piccole radure o zone di alta montagna, in cui è ammessa sostanzialmente attività agro-silvopastorale e non attività agricola. Questo è l'individuazione del Parco del Cerretto e questo è un ambito sul confine comunale con la provincia di Bergamo, che è limitrofo al parco delle robe bergamasche, quindi ha una normativa specifica che è legata ai siti di Natura 2000, quindi alla necessità di avere una tutela di carattere ambientale particolare, ma sono zone sostanzialmente in cui non esiste persona propria, perché siamo in zone completamente disabitate. Questa è la trasposizione di quello che vi dicevo prima sulla cartografia tecnica, perché poi abbiamo fatto questa illustrazione sull'ortofoto perché abbiamo dovuto utilizzare il nostro malgrado per il disegno del PCT le mappe catastali, che vanno benissimo per alcune cose, ma per altre cose sono un disastro, nel senso che non si vedono quali sono gli elementi fisici. E quindi abbiamo dovuto fare un lavoro estremamente complesso e l'assessore Bassi sa che riceveva le telefonate di lamentele da parte mia al giorno per cercare di disegnare il PCT per quanto possibile. Quelle in prima sono illustrative, sono immediatamente comprensibili, queste sono cartografie tecniche con riferimento sui mappali e sul catastale, che quindi hanno valore conformativo dell'uso del suolo, e queste sono le sintesi delle previsioni, che sono questi nuovi ambiti di trasformazione. Non viene previsto sostanzialmente nulla se non il riconoscimento dello stato del fatto nella frazione Craielone, e poi adesso ambito per ambito entreremo nel merito e vi illustrerò quali sono le scelte. Queste sono l'azzonamento di tutto il territorio, e quindi questa è la prima presentazione. Adesso se avete pazienza, perché non è così immediato, dunque questo posso chiuderlo e passiamo alla seconda. Ok, che è la presentazione degli ambiti di trasformazione. Questo è il primo ambito, che è sostanzialmente nella zona nord di Ossimo. Sono tutti ambiti, quindi non ripeterò, leggo la prima volta gli indici e le destinazioni perché sono tutti uguali, quindi non devi vedere tutte le volte ripetiamo la stessa identica cosa. Questo è il primo ambito, che è il completamento di una zona residenziale esistente, e quindi non ci sono previsioni particolari. Dal punto di vista dei contenuti, le destinazioni d'uso ammesse è il residenziale, c'è sempre una quota del 30% ammissibile per attività commerciali, edifici vicinato, servizi pubblici, bar e quant'altro, artigianato di servizio e
uffici, la vera differenza è tra un residenziale, tra virgolette, puro e un residenziale legato all'incentivazione edificatoria, che è stato ragionato in questi termini. Qualora la previsione urbanistica prevedesse insediamento di giovane coppie con un vincolo di residenza e di stabilizzazione di locale per almeno 10 anni, c'è un indice maggiore che passa da 0,20. Allora, innanzitutto ragioniamo in metri quadri e non in metri cubi, quindi per chi è abituato a ragionare gli indici del vecchio PRG, moltiplichi tutto per 3. Lo 0,20 vuol dire un 0,06 metri cubi almeno quadro di territoriale, che non è del lotto, quindi complessivo delle cessioni di standard, di strada e quant'altro. Il meccanismo incentivante in questo caso è il riconoscimento di un indice maggiore qualora venisse prevista appunto questa destinazione per le giovani coppie, una specie di edilizia convenzionata, dove c'è sostanzialmente un vincolo, solamente ve la leggo, con la trasformazione del presente ambito, bla bla bla, con la previsione del presente ambito, intende altresì introdurre criteri di incentivazione obbligatoria atti a favorire l'insediamento delle giovani coppie che mantengono in loco la residenza fra almeno 10 anni, cioè in osservanza di ogni criterio di riconvenzionamento a tal fine sulla base di specifiche nazionali della giunta comunale che farà il regolamento come spiegato in convenzione. Questo è un passaggio, anche questo è abbastanza innovativo, cioè è nuovo. Ovviamente uno non è obbligato né a fare uno né a fare l'altro, né a fare completamente uno, né a fare completamente l'altro. Ha una possibilità, sa che qualora faccia delle case che vende poi alle giovani coppie che hanno un vincolo di 10 anni, ha un indice maggiore, vuol dire che ci guadagna di più sostanzialmente. È l'unico criterio di incentivazione che mi è venuto in mente e penso che sia l'unico che funziona. L'articolo 2, siamo dalla parte occidentale di Ossimo Superiore, è un ambito in parte già ricompreso nel vecchio piano di utilizzazione d'ufficio e ha avuto una serie di problemi che conoscete sicuramente meglio di me, e questo va a risolvere un po' una serie di questioni, dà un'attuazione stralciabile rispetto al resto e dà una previsione attuabile. Anche in questo caso le previsioni sono del tutto simili a quelle viste prima, cioè con le stesse destinazioni d'uso, gli stessi indici, l'area di 3577 metri quadri, la diversità di questo ambito rispetto ad altri e che ha la possibilità già da ora di essere attuato in due stralci, quando possono partire metà e metà, perché è stato valutato la compatibilità che del fatto che se partisse uno non creasse problemi poi all'altro che parte dopo. Ecco, l'ambito 3 è l'ambito più importante. Qui siamo sulla strada che dal cimitero di Ossimo Superiore scende verso la provinciale, dove ci sono già in fase di costruzione già convenzionati, le vedete in questa posizione, delle lottizzazioni residenziali, e qui è nato un dibattito che sin dal primo giorno ci siamo incontrati più o meno. La volontà è quella, e io lo dico in due parole, poi lascio le parole eventualmente, se avete gente viene adesso oppure dopo, agli amministratori, è quella della razionalizzazione dei servizi. La razionalizzazione dei servizi va incontro a una situazione che non è solo di Ossimo, ma è pure diffusa in tutta la provincia di Brescia, di forte radicamento di identità delle frazioni. È una cosa buona e speriamo che venga mantenuta per questo di identità culturale. Però siamo di fronte anche al fatto che tutti i servizi non possono più essere doppiati, pena il fatto che spariscono completamente i servizi, non è più sostenibile. E quindi un'idea e l'unica soluzione possibile era quella di fare un'ubicazione per futuri servizi che fosse baricentrica e facilmente accessibile da entrambe le frazioni. Questo è un passaggio, credo, abbastanza rivoluzionario per un comune come il vostro, che si basa sul fatto di avere due forti identità frazionali. Ed è stato individuato in questa zona perché è l'unica zona che ha sostanzialmente queste caratteristiche. Questo andava a cozzare in qualche maniera con una previsione paesistica del piano territoriale di coordinamento provinciale, che invece, ma questo problema urbanistico e non sociale, poi il primo problema sociale, poi il problema urbanistico. La provincia dice: se ci sono due nuclei
quei nuclei storici, questi qua devono continuare a essere separati, non devi mai costruire in modo che si fondano, perché perdi la leggibilità di quello che era originariamente. Quindi il andare a creare un nucleo centrale che unisse dal punto di vista della funzionalità delle due frazioni doveva anche contemporaneamente non fondere e non che visivamente fosse, sembrasse una frazione unica. Questo è possibile dato il fatto che c'è il cimitero di Ossi superiore alla relativa fascia di rispetto, per cui una fusione tra le due frazioni sarà impossibile e non potrà mai essere realizzata. Le destinazioni d'uso sono sostanzialmente quelle di tutti i servizi pubblici, qui abbiamo elencato attività amministrativi, servizi per istruzione, servizi di disabilità, anche una quota di attività commerciali direzionali, perché poi un complesso di questo tipo magari può avere la necessità dell'ufficio, del professionista, piuttosto che del bar, piuttosto che dell'edicola, di una serie di altre cose. E poi vi lascio la parola al sindaco, all'assessore, per illustrare meglio questa scelta strategica. Sotto questo ambito è previsto un ambito residenziale, come la richiesta, credo, di un cittadino, che presentava le stesse problematicità, ma nel momento in cui si risolve la problematicità dell'ambito 3 si risolve anche con l'ambito 4, con il vantaggio che è possibile l'accessione di zone a parcheggi superiori a quelle necessarie per l'ambito, che possono essere anche al servizio del nucleo pubblico di cui parlavo prima, e qui è un ambito residenziale. L'ambito 5 e l'ambito 6 sono due ambiti nella zona sud-est di Ossola Inferiore. Il primo è il completamento, come vedete chiaramente da questo dall'ortofotografia, di una zona già urbanizzata e ricompresa all'interno di una strada. Il secondo, anche in base a delle precise richieste dei cittadini, è soltanto un pianoro che non dà grossissimi problemi dal punto di vista paesistico. Questi due ambiti, ve lo dico, è stato oggetto di lunga discussione stamattina, hanno un problema che è un problema di Ossimo generale, che è quello del sistema di depurazione. Questi ambiti non potranno attuarsi se non si fanno loro un piano di depurazione fino a quando non si risolve il problema del collegamento, perché questa è una prescrizione dell'ARPA che viene data. Però diciamo, la normativa consente comunque di partire con un sistema di depurazione locale che poi può essere bypassato nel momento in cui si risolve un problema che tra l'altro mi pare di aver capito, anzi ho capito, è di carattere sovracomunale, non è legato solo alle volontà del comune di Ossimo. E quindi questi sono due ambiti residenziali che hanno indici e caratteristiche identiche a quelle viste in precedenza. Questo è l'ambito 7 che è qua sotto la chiesetta di San Carlo, se non ricordo male, che è un ambito di proprietà comunale completamente edificato nel contorno, si è ritenuto di individuare una zona di completamento residenziale che possa anche tra l'altro dare un reddito indotto all'amministrazione, che non si perde mai l'occasione per dire che le difficoltà economiche, quindi noi per il nostro piccolo abbiamo cercato di dare una mano in questa direzione. L'ambito 8 è sopra il primo che avete visto, quindi la zona nuova di Ossimo superiore. Ci sono due cessioni in modo che l'area di edificazione vera e propria vada a completare con un disegno razionale l'edificato esistente, quindi come in tutte le lottizzazioni c'è una perequazione d'ambito e quelle volumetrie vengono spostate, ma le zone che possono risultare dei bitorzoli che vanno a in qualche maniera non rendere coerente e razionale il disegno del tessuto urbano, vengono individuate come aree di cessione. L'ultimo ambito di trasformazione è un piccolo ambito, sempre qua Ossimo superiore, qua poco sopra, di completamento tra il nucleo storico e due zone residenziali. Per completare gli aspetti del documento di piano, questa è la tavola delle accessibilità paesistiche, perché la componente paesistica a supporto del lavoro che sarà molto importante della commissione paesaggio, perché le nuove tecniche daranno molto potere nel merito alla commissione paesaggio, avranno tutta una serie di elaborati che li aiuteranno a valutare dal punto di vista dell'impatto paesistico degli interventi.
questa è la classificazione della sensibilità paesistica del territorio, questa è la tavola del consumo di suolo che serve alla provincia per la verifica della coerenza del PGT rispetto al PGT, le zone in rosso sono le zone nuove individuate dal PGT, quelle in rosa sono zone di espansione, erano zone già previste dal piano regolatore, quindi vedete che sostanzialmente non viene, tranne gli ambiti 3-4, quello famoso del nuovo polo pubblico, e l'ambito 5 sotto osso interiore, non sono previste nuove zone di espansione, quindi anche da questo punto di vista è sicuramente un piano rigoroso in linea con i tempi, perché se uno legge la legge 12, non fa il documento di piano, ma che dice il documento di piano definisce i criteri per la salvaguardia e la diminuzione del consumo di suolo, cioè penso che magari uscirà una legge regionale, viene sensibile la nuova giunta regionale, che proprio sarà molto più stringente da quel punto di vista, cioè quindi il consumo di suolo piccolo diventa è il nemico numero uno ormai di regione Lombardia, che è un tema magari non sentitissimo a Ossimo, anche se un pochettino forse può essere detto che qua, ma in altre situazioni è famoso, c'è cioè, la situazione di Interland, del secondo Interland di Brescia, per non parlare di Milano, di altre città, degli ultimi vent'anni, il territorio è completamente trasformato e riconoscibile. E quindi con questo ritmo non si può andare avanti, questo è fuori discussione e nessuno può metterlo in discussione. Da questo punto di vista, questi sono i calcoli di consumo di suolo, questi sono i dati. Se tutto venisse attuato, cosa mi auguro a voi, ma temo che non succederà nei prossimi 10 anni, visto l'aria che tira, si parla di 344 nuovi abitanti teorici previsti, di cui 241 sono derivanti da quelle previsioni che abbiamo visto nel documento di piano, e 103 da previsioni interne alle regole che adesso vi vado a illustrare, che sono previsioni più di dettaglio e di ambiti magari già costruiti o di minore dimensione. Questo dimensionamento di piano qua, se c'è l'anticipazione, sono quali sono i 4 ambiti del piano delle regole, che andiamo a vedere nel dettaglio, poi sono tutte normative particolareggiate. Qua sono contenuti delle norme tecniche che in questo momento sono lì a noi, no? E se volete poi possiamo approfondire dopo. Piano delle regole. Allora, primo aspetto, analisi dei centri storici di utente di formazione, siamo partiti dall'analisi delle tre cartografie storiche, cioè dall'inizio dell'Ottocento, catasto napoleonico, catasto austriaco, fino all'Ottocento, fino al 1900, catasto del Regno, per vedere dal punto di vista planimetrico la storicità degli edifici. In base al rilievo diretto, e in base quindi alle trasformazioni che sono avvenute, inciso i centri storici, soprattutto di ossimo inferiore, ma anche di ossimo superiore, non brillano per conservazione dei caratteri storici, nel senso che sono dei centri storici particolarmente trasformati e particolarmente abbandonati, quindi c'è una criticità evidente dei caratteri storici. I pochi edifici, pochi, che hanno ancora un valore architettonico, ma non solo architettonico, ma anche storico, testimoniale, elevato, sono stati individuati e diciamo fortemente con la normativa fortemente tutelati. Tutti gli altri edifici si è introdotta una normativa che consente il più possibile interventi congrui col tessuto in cui siamo. Le classificazioni del centro storico comunque vanno da 1 a da 5, quindi dico già che gli edifici a 2 non esistono, e questo la dice lunga su quello che dicevo prima. Gli A1 sono gli edifici monumentali, gli A2 sono gli edifici di pregio storico, ambientale e tipologico. Noi a Ossimo non ne abbiamo trovati, si passa direttamente agli edifici di categoria 3, che sono valore, cioè sono un po' le emergenze, i palazzi belli, non ce ne sono proprio. E poi gli A3, che sono gli edifici della storia testimoniale, fino alle varie A5, che sono, tra virgolette, le superfettazioni. Non necessariamente gli abusi sono edifici che non c'entrano un cavolo col centro storico. La normativa, che è questa, è la sintesi, questo è il caso di Ossimo superiore,
E qua c'è un po' la sintesi. Sostanzialmente per gli A1 viene previsto il restauro interno ed esterno. Per gli A2 non esiste, non ve lo dico. Comunque viene previsto il restauro esterno e possibilità di intervento interne. Per gli A3, che sono edifici di storico patrimoniale, cioè non sono eccellenze o particolari emergenze, ma che insieme costruiscono quel poco che rimane del tessuto storico, quindi vanno salvaguardati, quindi ci sono degli interventi ammissibili che poi anche attraverso il piano di recupero possono arrivare anche alla demolizione con ricostruzione, ma attraverso un piano di recupero, quindi con un controllo da parte dell'amministrazione. Ci sono poi gli A3 asterisco per cui la demolizione e ricostruzione non è mai ammessa perché hanno un valore materico particolare che abbiamo ritenuto di dover salvaguardare. Gli A4 sono edifici moderni all'interno del centro storico, quindi gli interventi sono fate quello che volete, tanto non c'è niente prima, non c'è niente neanche dopo, e gli A5 sono delle, o gli accessori o le superfetazioni della nascita. Quindi la normativa prevede per gli A5, nel caso non siano assentiti, ovviamente sono tante sede dal punto di vista della seduta giù, però possono essere, anche se sono non assentiti, recuperati ai fini della realizzazione dei parcheggi pertinenziali. Ma la vera novità, e che viene poi illustrata nel testo di questo articolo, che per gli edifici da 4 a 4 asterisco e da 5 è ammesso il trasferimento volumetrico. Cioè, uno può fare un intervento del centro storico, demolire questi edifici e trasferire la volumetria in quei famosi ambiti di cui vi parlavo all'inizio. Allora, la semplice demolizione del trasferimento volumetrico in sé forse non è sufficientemente valida per incrementare, far sì che qualcuno lo faccia, perché deve prendere, deve comprare la volumetria e comprare il terreno, non ci sta dentro. Quindi il meccanismo è i terreni, i lotti edificabili, che diventano edificabili nel momento in cui si acquista, perché poi ci sarà un borsino immobiliare per cui questi metri cubi, uno ha bisogno di 50 metri cubi, può comprarli, la china poi a lui, eccetera, eccetera. Questa, l'edificabilità di quel lotto avviene solo quando tu acquisti volumetria derivante dalla riqualificazione del centro storico e poi la trasferisci. Questo ambito ha un indice massimo, ovviamente, che è nell'ordine degli altri delle altre zone B, un massimo indice. Ma nel momento che tu acquisti la volumetria, lui assume anche un indice suo. Cioè l'indice che viene, faccio adesso non mi ricordo quant'è, se avete lo dico anche. 0,3 0,4. Quindi può arrivare a 1,2 m³. Per capirci, se io devo costruire 1,2 m² sul mio lotto di 500 metri e posso fare 8 m³. Se non vado ad attingere le volumetrie e quindi non faccio l'intervento riqualificante sul storico, quell'area lì non è edificabile. Ma nel momento in cui io ho una parte della volumetria che posso realizzare derivante dal centro storico, non tutta la volumetria devo prendere dal centro storico, una parte me la genera il mio lotto, capite? Questo serve per dare un vantaggio, perché altrimenti se devo comprare tutta la volumetria è estremamente poco conveniente e rischia di bloccare il meccanismo. È un meccanismo un po' complesso, ma neanche così tanto, semplicemente perché siamo abituati, ma che dal punto di vista economico potrebbe stare in piedi. Ovviamente è un tentativo, è un esperimento, a mio parere molto equilibrato, che può avere un successo, perché anche le pezze più piccole possono essere anche quei 50 metri cubi che ti servono, magari un imprenditore ha fatto un intervento in un centro storico, ha riqualificato un palazzo. E tra l'altro c'è un'altra normativa che se io riqualifico degli edifici in centro storico abbandonati ho un premio volumetrico che posso spendere in questi, oltre alla demolizione di alcuni edifici. Quindi questo è un meccanismo estremamente interessante. Prego. No, è una sorta di volumetria intrinseca, dormiente, che hanno questi lotti, questi mappali edificati nella zona di completamento, diciamo, che viene risvegliata nel momento in cui arriva volumetria da fuori, quindi la metà la dà già gratis il tuo terreno resistente. Questa è stata veramente un
una serie di ragionamenti, perché secondo noi, secondo me per esempio, non è assurdo, cioè o è irrificabile, devo comprarmi tutta la volumetria e la metto lì, o se no deve avercela già. Invece con i ragionamenti che ha fatto l'architetto Bragotti, anche sul fatto che in effetti è un terreno inedificabile finché non arriva la volumetria da fuori, ma nel momento in cui arriva diventa edificabile, uno non te lo vende né come inedificabile né come del tutto edificabile, però ovviamente con un prezzo maggiore di quello che è l'area verde, insomma, adesso, se qualcuno ha capito è un genio, perché mi ho spiegato veramente malissimo, però il concetto è questo qua, non sono, sono aree quasi del tutto completate, all'interno delle quali se ci sono dei mappari liberi, dei lotti liberi, lì si può completare il tessuto in modo che non andiamo a occupare terreni verdi, zone verdi, ma si completa il tessuto urbano prendendo della volumetria da fuori che si genera, come ha detto Tito Bagotti, da degli interventi riqualificanti all'interno del centro storico, quindi aiuta il recupero del centro storico, e oppure interventi trequartieri, ne abbiamo uno lì, adesso sono qui inquadrato, e quindi in questa maniera si può riuscire a completare la fase attorno al centro storico in questa specie di nuova procedura che è tutta da presentare, insomma, è uno degli elementi innovativi sui quali anche oggi ci hanno fatto i complimenti, ma che andrà verificato proprio sul campo nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Ovviamente non sono così pazzo da avere fatto un esperimento che non esiste su uno dei ossi. Esistono esempi di questo tipo. Secondo me sono tutti esempi molto difficili da attuare. Ci riprendo per dirvi, ma lo stesso meccanismo. Abbiamo molto meno spinto, ma lo stesso meccanismo. E so che sta iniziando a funzionare, altri lo utilizzano. Però questo meccanismo dell'ottimo che non solo può ricevere volumetria, ma anche quello riceve anche la volumetria sua e quindi aiuta anche comuni non ce l'hanno. Per completare questo strumento perequativo ci sono altre due azioni di piano. La prima è quest'area verde che c'è, questo brolo, questo frutteto che c'è qua di fronte alla chiesa, che io personalmente ritengo fondamentale per la, in un'ottica di riqualificazione del centro storico che diventi una repubblica, ma anche lì non è che possiamo dire signori arrivederci, grazie, a diventare repubblica. Quindi di fronte all'assessore di parlare della colonizzazione viene riconosciuta la volumetria, e anche quella può essere spesa, questa si chiama compensazione, questo è un meccanismo molto, molto usato e già collaudato. L'altra è quella del PIP, dell'ex PIP di ossa inferiore, dove con una scelta coraggiosa e con una scelta anche perché è legata ad oggettive incompatibilità urbanistiche, è stato stralciato dalla previsione, però è stato riconosciuto, diciamo in qualche maniera, a compensazione del diritto edificatorio che c'erano da anni, anche lì un credito volumetrico che entra in questo borsino immobiliare, che potrà essere speso quindi anche in maniera minuta. Questi poi sono legati degli piccoli ambiti soggetti a normativa particolareggiata, questo è qua nella zona che a fronte della cessione di un'area per un parcheggio viene data un'edificazione, ma sono vincolati, quindi tu costruisci però c'è il parcheggio che mi serve, così come anche questo che è sempre qua l'osso non superiore, così come questo che è un po' particolare, che di fronte alla possibilità edificatoria di poca roba, 250 metri quadri di SLP, sopra l'edificio che c'è sul confine con Borno, viene ceduta e risolto il problema delle famose aree all'interno del piano di autorizzazione d'ufficio che sta bloccando il completamento della privatizzazione da tempo. Quindi anche qua con meccanismi innovativi dati dalla legge 12, c'è un accordo scritto col proprietario, quindi non è una fantasia. Ecco, tutto quello che ho presentato, alcune possono essere dei desideri dell'amministrazione, ma è tutto perché questo è un po' il mio cruccio sempre. Sono tutte
previsioni o già sicure o comunque fattibili. Questo ci tengo molto a dirlo. La fantasia serve per trovare soluzioni innovative che non siano la trasposizione banale del PRG in un TGT, ma poi il passaggio fondamentale è verificare la fattibilità e la compatibilità di queste previsioni. Se no ci facciamo un bel libro dei sogni che poi ce lo richiudiamo e tutto resta come era prima, ovviamente tutto non potrà essere realizzato, ma se non verrà realizzato non sarà necessariamente colpa dell'amministrazione che ha fatto un primo partito o comunque troppo penalizzante per gli operatori. Ultima presentazione, a questo punto abbastanza veloce, è quella relativa al piano dei servizi, che come dicevo è un documento anch'esso a sé stante, sapete, fa parte insieme agli altri due del piano governo del territorio. Qui ci sono i dati sulla popolazione residente, delle SDR e quant'altro, quindi la differenza con quello che succedeva prima con il PRG, che c'era una verifica quantitativa, tot abitanti, tot abitanti teorici, tot metri quadri, come si 26,25 metri quadri per 150 metri cubi, 100 metri cubi all'inizio, poi trasformato in 150 nel 2001, non basta più. Non basta una verifica quantitativa, fatta una verifica qualitativa, e quindi c'è una relazione, una serie di tavole per i servizi che fanno tutta questa analisi. L'altro aspetto fondamentale è che le previsioni di servizi di progetto, che possono anche essere realizzate da privati, tra l'altro, non solo dal pubblico, devono avere nel piano dei servizi una verifica della sostenibilità finanziaria. È finito il tempo delle grandi previsioni che restano solo sulla carta. Nel nostro caso un'eccezione sull'ambito del resto, diciamo, un po' l'ho fatta, perché quello lì è un'idea che va riempita, credo, attraverso un dibattito molto serrato anche con i cittadini, di idee. Le idee deriveranno anche dalla dismissione, se va in porto questa idea, la dismissione di edifici che esistono, quindi l'allineazione di questi edifici è l'unico modo in questo momento per finanziare questa cosa. Tutte le altre azioni per i servizi sono già coperte o è prevista rispetto alle entrate che possono derivare dall'attuazione delle altre trasformazioni, della valorizzazione e costo di costruzione, la copertura delle previsioni del PCT. Qua c'è l'elenco che vi salto di quanti metri quadri di superficie a standard deve essere data secondo delle destinazioni d'uso. Sostanzialmente siamo in linea 26,5 metri quadri, ogni 50 metri quadri di essere più o meno 150 metri cubi, questo per le nuove edificazioni. Qua c'è tutta l'analisi dell'esistente, quindi dotazione esistente, suddivisi per categorie di servizi pubblici, le relative dotazioni, cioè avete una dotazione pro capita di servizi molto alta, ossia già adesso. Perché avete tutta l'area qua sotto che è molto vasta adesso. E quindi qua c'è tutta una serie di lavorazioni che chi ha voglia di fare il mio mestiere magari si diverte, ma sicuramente penso che agli altri cittadini forse è poco interessante rispetto ad altri argomenti. Quindi qua sono delle stime delle entrate derivanti dalle previsioni e quant'altro. Io avrei concluso questa presentazione è stata volutamente precisa, anche se gli argomenti erano tanti, se no non finiamo più, probabilmente annoiarli un po'. Sì, solo due parole magari sul discorso delle aree agricole. Abbiamo tre tipologie di ambiti agricoli. Abbiamo visto quello immediatamente, la corona attorno ai centri abitati, che è l'ambito agricolo rurale tutela dell'abitato, nel quale ovviamente si può fare agricoltura, anzi ben venga, è quello che chiediamo, che vogliamo, però nel quale non si possono fare allevamenti intensivi, per i familiari sì, coltivazioni sicuramente sì. Ma anche se uno è agricolo? Scusa? Anche se uno ha un'attività agricola? Anche se un
imprenditore agricolo, lì non si possono fare nuove costruzioni. Zero. Ma è possibile il conteggio delle sì, aree? Sì, le aree sono si conteggiate. Invece la zona agricola produttiva, quella che avevate visto prima gialla, a tutta esterna a quella verde di Botella, è l'area agricola vera e propria che abbiamo sempre avuto in mente. In questa qua ovviamente si può fare degli allevamenti intensivi, si può fare tutto quello che si faceva nell'area agricola, compreso il discorso degli agricoltori professionali. Al di fuori di quella c'è l'area agro-silvopastorale, bosco, nel quale si può fare esclusivamente la manutenzione, il mantenimento, la strutturazione dell'esistente, ma non si può fare nessuna nuova costruzione. Parlavamo prima di questi piccoli edifici per uso, depositi, attrezzi così finalizzati all'utilizzo agricolo, che possono essere realizzati anche dal semplice cittadino non imprenditore agricolo a titolo principale, hanno delle caratteristiche ben precise, 12 metri quadri, devono essere fatti tutti in pietra, devono essere fatti col tetto in una certa maniera, cioè sono i classici caselli che c'erano. Questi quindi dovrebbero mettere ordine un po' nel territorio, facendo sparire un po' di baracche, baracchini, tetti, lamiere, quello che lì. Questo è quello che è l'intenzione. Un po' o tutti? Eh? Un po' o tutte? Allora, siccome c'è questa esigenza di avere il posto dove mettere, capito, il barile, la zappa, cose così, e se non era possibile soddisfarla come è stato prima, ognuno si faceva la sua sistemazione. Ora è possibile farla con questi criteri e così via, siccome è possibile farla, non potranno più essere mantenute baraccopoli vari che ci sono in giro. E esistenti restano? No, esistenti non restano, nel senso che se sono autorizzate restano, se non sono autorizzate, cioè se no andiamo ad aggiungere senza riqualificare. Poi C'è qualcuno che va a controllarle quelle che ci sono e a farle demolire? Se, oppure se si fanno delle regole, poi ovviamente vanno rispettate. Ora, questi caselli, che abbiamo chiamato caselli, forse per un singolo della zona, questi caselli possono essere realizzati in tutti e tre gli ambiti, sia l'agrosilvo pastorale, sia il produttivo e sia quello di tutela. Ovviamente se uno ha la vigna giù alla forna e c'ha anche il frutteto in bar, non è escluso che possa farne uno alla forna e uno in bar. Però non è che può avere quattro terreni e ne costruisce quattro sullo spigolo di ogni terreno, li mette assieme e il 12 metri quadri diventa 48 metri quadri. Cioè, capito, il concetto adesso è questo qua, per cui c'è una distanza minima tra uno e l'altro della stessa proprietà. Sopra la quota 1100 non si fa niente, neanche i caselli. Si possono però, per esempio, anche questa qua è una cosa nuova, si può fare il recupero di tutti i fabbricati esistenti alla data di adozione del PCT in zona agricola, non necessariamente all'uso agricolo. Non lo uso, c'è la cassina che mi ha regalato Andrea, non la uso più, non sono agricoltore, non mi interessa cosa, posso ristrutturarla e utilizzarla anche per un uso non agricolo. Allora non ce l'avamo portati avanti. Non ce l'avamo portati avanti. No. Poi, sempre per l'ottica degli agricoltori, per passione, questa è stata una norma un po' controversa, però anche qua è un po' una scommessa, dobbiamo vedere come verrà interpretata, come verrà utilizzata. C'è la possibilità anche per i non
imprenditori agricoli a titolo principale, di poter realizzare una piccola casetta per la manutenzione del territorio, la gestione del corpo. Anche questa qua con dei vincoli, però, nel senso che visto che non è, faccio un nome, ma dico mica per loro, che non è imprenditore agricolo professionale, può realizzare la sua casettina in zona agricola non da tutela, non da consiglio, ma in quella produttiva, però siccome è per vito e quindi è un'esigenza personale, sua, della famiglia, cosa, ha tutta una serie di parametri, di restrizioni, quindi... Fai una lingua. Sì, quella guarda, forse che caselli. Boh, non so in che caso. No, però non deve essere una cosa speculativa, deve essere una cosa funzionale alla osservazione del territorio. Quindi per questo discorso qua va vincolato un certo quantitativo di terreno, di area, tutta di proprietà, quindi non c'è più gente che firma per altri 4-5 volte e tutto il resto, quindi va vincolata l'area di proprietà. E uno non può farne 2, 3, 4, quello può farne uno solo per una volta sola, in tutta la parte del piano di regole, uno per sempre, non può avere già altri in zona agricola, insomma c'è tutta una serie di c'è un'apertura, ma c'è anche diciamo, una serie di limitazioni che dovrebbero consentire veramente a chi ha l'esigenza, chi ha la passione, chi ha la voglia di fare, senza poi innescare dei fenomeni che vorremmo evitare. La famosa trasposizione della volumetria dei centri storici verso terreni, vale solo per i terreni che viene indicato come ambiti? Cioè nel senso... No, fuori dagli ambiti. Sulle, in grosso modo le dette zone di due, no? Sì. Sono un po' di liste, un po' quanti ragionamenti, ma sono ambiti residenziali già esistenti. Sono non quelli gialli. Zona così. Cioè, adesso io non ho visto i gialli niente perché ma dopo andrò a vederlo. Non può essere. La mia domanda era se andava solo in queste zone qui oppure se si poteva trasportare questa volumetria anche in altre zone ma non lo prevede solo l'indice minimo. Diciamo, stavo chiedendo perché non l'ho capita bene. No, certo. Cioè ci sono delle zone del tessuto già edificato che magari hanno dei buchi, no? Sono zone quasi completate, inedificabili. Però se ci sono dei lotti liberi, fai l'esempio dalla carne, perché se no non lo fanno. Perché se mi stai parlando del Brolo qui, ma ce lo sappiamo tutti che non è edificato, ma no, non sarà mai neanche edificato. Quello lì ha una normativa particolare. Sì, lo so, però ecco, cioè io non ho visto altre zone, altri ambiti nel territorio come è stato presentato dove si possa trasportare questa volumetria. Cioè, questo è il mio paese. Dov'è che la vuoi raccontare? Allora, sono le scuole, ma non avevo una questo non so che c'è la raccontare. Che lo puoi prendere in un altro posto, non so che c'è. Quale posto? La brava della forza via. Sono andare. Scusa, io non ho capito. Che ne cito uno a memoria. Ma non sono io, poi. Sotto. Che non ho anche trattato, forse. Piccioncini. Allora sotto le scuole San Roberto, da sotto lei per esempio la Rasega e tutto il resto, tutta quella zona lì è una zona già completamente edificata, quasi completamente edificata. Ci fosse un mappale vuoto, ci fosse un mappale vuoto di così, su quel mappale può essere trasferita della volumetria di quella che c'è nel borsino, derivante da interventi di qualificazione, derivante da broi di soli, derivante da eccetera eccetera, può essere trasferita della volumetria lì. Se ti servono 300 metri cubi di volumetria,
per arrivare all'indice minimo di quel mappale lì, non devi comprare 300, ne puoi comprare 150, perché in quel momento in cui tu li porti lì risvegli la volumetria intrinseca che aveva il logo e ti consente di realizzare, quindi compri sostanzialmente metà della volumetria. Oh, è un esperimento, cioè, ragazzi. No, l'esperimento che io adesso avrei fatto prendere tutto, però cioè adesso me lo studierò perché sinceramente non ho mai capito. Però. Sono cose un po' sicuramente nuove, sono da siccome ho seguito diversi PCT, questa è la prima volta che mi capita questa questione qua. Non è possibile questa volumetria portarla per esempio nella lottizzazione, perché la lottizzazione ce l'ha già. È già una sua prerogativa. Però allora questa volumetria vuol dire demolire quello che c'è nel centro storico, no? Oppure o demolire per cui ha messo la demolizione. Oppure fare interventi di recupero di edifici vuoti in centro storico per cui si danno un premio di 15% della volumetria che si recupera. No, se qualcuno si recupera la camera. Recuperando un centro storico, io il 15% della volumetria che recupera che può spendere, questo per incentivare. Allora, se io questo lo intendo, sì. Quei 15% qui lo vado a portare dove? Lo metti in un registro. Volevo vi faccio vedere. Adesso forse facciamo prima perché. Forse sono stato un po' veloce io, okay. Solo sostanzialmente queste aree che sono individuate come ambiti all'esterno. Però non tutte le ristrutturazioni generano questa cosa qua. Se io ristrutturo casa mia, che non è... Ma se io volessi demolire... Non è un edificio storico, non è un edificio... Se io volessi demolire mille metri cubi nel centro storico, perché non mi servono più, posso spostare questa volumetria da un'altra parte? Se avessi la proprietà di terreni sono previsti sono dentro in questi ambiti rossi, che sono proprio come demolizione, io dico vanno negli ambiti rossi. Solo alcuni edifici possono essere demoliti, non tutti gli edifici. Fai due esempi. Edifici che non hanno una valenza dal punto di vista. Sì, ma qui al Sopinosimo ci sono gli edifici che hanno valenza storica, artistica o. Quelli che segnano un'epoca, quelli che segnano una cortile, l'architetto ha detto che ci sono un paio di edifici da uno e poi si salta la A5 addirittura. No, manca la A2, che sono i palazzi. Sì, ma non parte solo la 3, adesso non è. Scusate. Forse cerco di spiegarmi in due parole perché poi magari voglio scappare visto che devo tornare a Brescia e c'è un problema di neve. Allora, non siamo così pazzi da prevedere la normativa che prevede la demolizione dei centri storici. Punto. C'è un problema di. Sul pericolato, per esempio. Non c'entra con la categoria quella. La categoria sono lì, ci sono delle tavole che sono individuate da 1 a 5, uno se le guarda, non è d'accordo, fa un'osservazione, abbiamo fatto la nostra valutazione in base ai nostri criteri. Gli A1 e A3 non possono essere oggetti di demolizione e trasposizione. Gli A4 e gli A5, perché avete visto che sono o le baracche, le superfettazioni o gli edifici moderni, quelli possono essere oggetti di demolizione e trasferimento, ma non così tout court, nel senso che non è che uno si prende e magari deve essere fatto un piano di recupero, deve essere valutato, voglio dire. Però il concetto è quello. Oppure se uno recupera un edificio storico, bello, cioè non so, venendo su a piedi qua ce ne sono parecchi vuoti e questi qua sono due edifici che sicuramente non possono essere demoliti e trasferiti, ok? Penso a quello lì che c'ha la salitina che va su, una serie di edifici, sicuramente quelli lì, nessuno mi ricordo, non l'ho fatto io, ho fatto di buono qualcuno, ma non è una 4, una 5, ci metto su le mani. Se uno mi interviene sopra l'edificio lì e me lo recupera, secondo dei criteri che saranno definiti dalla delibera di giunta, il 15% di quella volumetria che lui va a recuperare mi matura e io qua c'è un lotto libero, un esempio banale, posso andare a costruire una casa. Ma in aggiunta alla volumetria del lotto, che però finché io non lo prendo, ah sì, ma se ce l'ha non può costruire se non prendono le frecce al se non ce l'hanno non può costruire.
se uno ce l'ha non possiamo che vedere. Se non ha. No, nel senso nella se sua, no, nella sua che ho, perché adesso non posso dare delle risposte visto che non io. Devo capirla anch'io, però magari se hai capito, il discorso è. Questo c'è sto mandando lui. No, il discorso è vogliamo mantenere. Scusate, prima di tutto vogliamo mantenere vivi i centri storici, vogliamo mantenere in piedi e fare in modo che la gente si vada, li utilizzi, pulisca. Per far questo non bastano le sole forze del privato, per quanto uno possa avere grande amore per questo paese, però capito, uno che invece mette lì a ristrutturare, mi faccio di dentro la casa rara per esempio, o quella della tabacchina, lì deve metterci un sacco di soldi per avere indietro cosa, dei muri grandi così, per avere, cioè tutta una serie di cose che non possiamo dargli dei soldi in mano come comune perché non ce l'abbiamo per aiutarlo a fare questo. Gli si dice guarda, tu ristrutturi, siccome per fare questo hai delle spese che costa di più che costruire un prolo del coso, hai un bonus volumetrico che può arrivare al 15% della volumetria che hai. Questo roba qua tu la prendi e ce l'hai a disposizione, la metti nel borsino, la vendi a qualcuno che gli serve per fare la cosa così, oppure te la puoi trasferire te su una tua... Ma allora come idea non è sbagliata, sto dicendo solo che sarà molto difficile trovare chi ti compra questa volumetria. Ragionando come la spiego, come si fa? Sì, c'è il passaggio fondamentale, le spiego perché questa è un'osservazione che ci siamo fatti anche noi. Le zone B, chiamiamole, sono di due tipi, e le vedete poi qua, individuate uguali con dei criteri nostri, è un mio criterio, un po' contestato, però c'è un criterio. Ci sono delle zone B che sono edificabili, che hanno un indice, è quello, nessuno va a prendere la volumetria, c'è l'indice. Il completamento. Delle altre zone B, se tu non compri dalla volumetria che deriva da questo intervento storico, sono edificabili, lo diventano quando tu compri la volumetria. Fermi un attimo, ma questo non vuol dire che tu devi comprare tutta la volumetria. Se devi costruire una casa di 500 metri cubi, non compri 500 metri cubi, 250. Perché 250, nel momento in cui li compri, ti genera lei. Perché se no, tu devi comprare il logo e anche vi ho fatto i conti. Giustamente uno deve comprarsi il terreno, più comprare il volume da fuori gli costa di più che comprare. Se uno ha la casa e anche il terreno. Scusa, se uno ha la casa e in più anche il terreno, non deve comprare niente a nessuno, no? Allora sono due cose diverse. Se tu hai la casa nel centro storico, sì, e fai un intervento bello, importante, hai il bonus. Il bonus. E io questo bonus dove tu sei in Fontanelle, che hai la casa, o lì dove sei te, che hai la casa, e non so, metti che sia una di quelle di due lì di cui stavamo parlando, sì, e c'hai a fianco di te il tuo mappale libero. Su quel mappale lì potresti costruire, ma posso prendendo comprando il volume da fuori. Posso costruire che la volumetria dal lotto? No, dal lotto no. Allora se ho solo 200 metri cubi, credo vado a costruire che un po' là. Ti vai a comprare? No, 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 non li hai, non li hai. Io c'ho un indice come le altre, queste qua sono le zone di 2. E voi vi ricordate che indice avevano le zone? 0,03. 0,03 non facevi niente con questa operazione, invece attraverso il borsino solo se io non ho meno una parte artista una parte ce l'ha il terreno. Quadri ti serve 0,9 metri cubi a
metro quadro, mi dico, ti servono 900 metri cubi. Posso applicare 900 metri cubi? Devi arrivare ad avere 900 metri cubi per poter costruire su quel terreno lì. Hai 1000 metri quadri, devi arrivare almeno all'indice 0,3 metri quadri metro quadro, che vuol dire 0,9 metri cubi metro quadro, ti servono 900 metri cubi, che non hai. Salvatore ha dei metri cubi a disposizione, Salvatore vende i metri cubi che costruisco là, ma non devi comprarne 900, ne compri solo 450, perché non, per il momento in cui li metti sopra, il tuo terreno genera la metà, ti dà la diventa. Solo sì. Scusate, se avete domande specifiche tecniche per un architetto, altrimenti lo liberiamo perché deve tornare a Brescia. E comunque sarà modo ancora di vederci e parlare. Il PCT è già pubblicato, si può vedere o no? Il PCT è già in internet. La VAS di stamattina, la conferenza VAS, ha dato delle osservazioni che verranno recepite, verranno trattate dallo studio. Non è ancora adottato, non è ancora adottato, la legge ci vuole 30 giorni prima dell'adozione della disposizione. La mia domanda era solo se si poteva consultarlo tramite c'è da parecchio tempo, c'è la gente che va e viene a vedere, cioè, comunque quello che abbiamo visto lo schermo, scusami, ma i famosi gialli, no, sì, sì, ma perché questo è colorato, è fatto su 8 foto, allora, e invece l'altro su la qua c'è scritto, ma questa è una cosa, perché altrimenti gli enti, poi conoscere il territorio, ma uno che viene l'app Brescia e vede sul catastale dove dice, non è possibile, c'è scritto quella tavola indicativa. Quella che vale è quella che avete visto probabilmente, sulla presenza finale. Che è depositata, non è un tecnico. Però per far capire a loro di cosa stiamo parlando, se vicino a un bosco, vicino a un prato, bisogna fargli vedere l'orto foto, altrimenti loro non capiscono. Cioè, ma non perché non conoscono il territorio. Ci sta. Poi, l'ultima cosa, dopo che vi lasciamo andare. Se vuoi, vai. Lui può andare, no? Sì. C'è una... Io lo scuso la educazione, ma per un L'ultima cosa di cui volevamo dire due parole è quella famosa zona servizi di cui l'architetto ha accennato, che si trova praticamente sotto il cimitero di Ossimo Superiore, sulla lunga strada vecchia, vicino a Casecchia Pinto. È quella che bisognava fare 35 anni fa, Roberto. Nessuno l'ha mai... venuto a fare le palestre in fondo. Siamo arrivati a... Cioè, allora avremo un comune con tre comuni. No, allora noi siamo partiti con tre case comunali. Sarà una zona, secondo me, che per 20 anni non si usa mai. Siamo partiti e poi ci siamo messi dalla considerazione purtroppo molto amara che vista anche la guerra vera e propria che ha fatto il sindaco con le poste in questi mesi per tenere aperto lo sportello del suo superiore e le pressioni varie che vengono ogni 2x3 anche per altre cose, si è partita dalla considerazione che noi non riusciremo
a mantenere lo standard di servizi che abbiamo adesso, parlare di ampliarlo poi è ancora impossibile. Per cui piuttosto che vedersi una alla volta spegnere le luci di questi servizi, una volta la farmacia, una volta la posta, l'altra volta la banca, l'altra volta la scuola e così via, dobbiamo pensare a qualcos'altro, come risolvere, come razionalizzarle, come crearne eventualmente degli altri. E per far questo non è un mistero che bisogna trovare una zona che sia in qualche maniera baricentrica rispetto ai due centri. Una volta si partiva col primo piano regolatore, tutti noi, io che ero uno di quelli che ci credeva, nella fusione dei due centri arrivare a un'unica entità, dicendo se non ci sono più i due centri non ci sarà più di sopra e di sotto, finalmente sarà ossimo. Quando gli ho detto a Rubagotti, ha fatto un salto, ma non funziona, non ha mai funzionato da nessuna parte, Palermo Dugnano, vai Palermo Dugnano, giù da Palermo, dopo del Dugnano, e oltre dell'altra cosa, su sette frazioni, capito? Non ha nessun senso cercare di fondere delle realtà che comunque vogliono mantenere le loro peculiarità, la loro storia e tutto il resto. Piuttosto vanno mantenute distanti, mantenute separate, vanno mantenute in evidenza. Però questo non toglie che i servizi che servono sia per una che per l'altra debbano essere razionalizzati. Non abbiamo una sala per le conferenze, per gli spettacoli, per le riunioni, usiamo sempre solamente questa qua. Per le scuole abbiamo tre classi, 12 aule. E fra qualche anno non avrei, no, basta, veramente all'infinito. Ma chi riesce a mettere mano agli edifici così grandi per mantenerli, per ristrutturarli, per tenerli in vita? Sarà una cosa alla quale dobbiamo ragionare. Se noi pensiamo di chiudere da una parte perché non riusciamo a mantenerne due, qualsiasi cosa, vuol dire anche solo la farmacia che è una roba privata, se pensiamo di chiudere una parte per tenere aperto all'altra, è comunque una perdita, è un'offesa alla frazione che la perde, è comunque una perdita. Se invece noi ne creiamo una nuova, una struttura migliore, una struttura più razionale, in dove c'è una sala polifunzionale che può essere utilizzata dalle scuole piuttosto che dal comune, piuttosto che dagli alpini, è probabilmente un arricchimento, una cosa. Come farlo, con quali soldi? Quel discorso che diceva Gerardo prima, la vedremo fra un po', però dobbiamo cominciare a ragionare su questo. Ma è l'unico comune, scusa, è l'unico comune che abbia doppia scuola, doppio asilo, doppia casa comunale, doppia posta, due cimiteri, cioè. Però questo che è sbagliato, anche perché le mamme di Osimo superiore di te, dove con i bambini a scuola a volo? Sì, no, non è così. Io non ho di questi problemi perché non ho figli, quindi non me ne frega. Sono 16 i bambini a fronte di 50 presenze. Sì, però dai, ma cosa conviene, ma cosa costa mantenere in piedi una scuola ossimo superiore e una scuola ossimo inferiore? Bravo. Stiamo parlando di economia italiana, stiamo parlando di togliere addirittura i comuni, perché alla fine andrà a finire questo. Il loro ossimo e l'ossimo verranno conglobati in un unico comune. Dietro al ragionamento che ha fatto Bassi, c'è proprio questo, il fatto di accentrare i servizi. Poi se dovete mettere il suo resto. L'ha detto cioè quello è l'investimento per poter avere il centro unico di servizi. Poi permettetemi una cosa, anche scegliere la posizione di questo centro unico di servizi
è voluta lì per due motivi. La prima, come diceva Bassi prima, è perché è baricentrica rispetto ai due nuclei che comunque anche la provincia ti impone di salvaguardare. Non puoi fonderli, ma proprio per la normativa. E la seconda perché comunque già quando noi avevamo iniziato a ragionare di PGT alla vecchia tornata, forse questo centro unico di servizi lo pensavamo in un'altra zona, visto che comunque chi ci ha preceduto ha fatto un investimento su questa strada, su questa viabilità, dando apertura a questa zona del paese, noi non ce la siamo sentiti di dire no, vediamo noi e cambiamo le cose. Abbiamo piuttosto integrato quelle che sono state le scelte di altre persone, ma non con il senso, non per polemica, ma per sfruttare al massimo quello che era già stato un investimento del comune, e quindi sfruttando una strada allargata, è vero che manca un pezzetto e non è di così semplice risoluzione la cosa, però prima o poi ci si arriverà, ma in funzione di un investimento e di mutui che il comune sta pagando, sfruttando al massimo quello che è stato l'impegno negli anni passati. Dunque, anche in questo senso, credo che sia stata una scelta responsabile la nostra. Certo, magari dopo io faccio presto a dire responsabile perché stiamo parlando di nostre scelte, ma la logica ci ha portato ad investire in questa zona proprio per le scelte che di chi ci ha preceduto ha voluto in questa zona qua. E dunque non è che arriviamo noi e cambiamo totalmente, proseguiamo sulla linea che comunque è stata già indirizzata qualche anno. Può essere sinceramente, può essere un'idea anche giusta quella che stai dicendo. Sto solo dicendo che oggi, come siamo messi in Italia, vogliamo togliere le province e noi andiamo a fare la terza casa comunale. No, prossimo. Allora te lo dico per la terza però, volta. Però per gli edifici che ci saranno dovranno essere necessariamente l'investimento per realizzare quello. Hai capito? Ci riusciamo, non ci riusciamo, però sarebbe stato primo irresponsabile non pensare ad una cosa del genere con i tempi che vengono avanti. Secondo, permettimi, io sono insegnante eppure maestro di scuola elementare, io pensare che un paese di 1500 abitanti il comune non pensa almeno ad una scuola elementare, permettimi, per me non sbagliamo. Dunque la responsabilità ci ha indirizzato a scegliere una strategia territoriale di questo tipo. Io non so, io ho la speranza che questo possa vedere la luce un giorno. Magari scomoderemo due frazioni, magari non accontenteremo nessuno delle due, ma quantomeno ci avremo provato a mantenere i servizi, e vi assicuro che tutti i giorni facciamo la battaglia per mantenere i servizi e tutti i giorni vediamo come tagliarci le risorse piuttosto che venire meno questi servizi. E poi, detti qua, intanto che siamo al caldo e magari non tutti abbiamo un'età avanti negli anni, è facile, no? Va bene, io sono avanti negli anni, la mia età media, però quando hai la nonnina che viene a dirti però la posta la deve appena due dè e mi fai come a ritirare la pensione, deve fare la bua per due o tre ore, non è bello sentirselo dire. Dunque ecco, la logica che sta dietro questa cosa è cercare di tenere i servizi in loco. Non so se ce la faremo, non so se sarà la scelta giusta, però quantomeno la responsabilità ci ha portato a fare una scelta di questo tipo. Io ho letto il pisitino, no, proprio ancora molto bene, ma zone artigianali nuove non ce ne sono. No. Ma è stata una scelta così? Sì. O perché credete che quelle che ci sono siano sufficienti a far sì che il futuro, no? Secondo me una zona artigianale, un polo artigianale, però sono superiore, anche loro doveva essere individuato da qualche parte. Sì, anche perché se uno vuole spostare, che ne so, non lo so, vuole mettere su un'officina, uno vuol fare una falegnameria, cioè di avere non una falegnameria di qua, l'officina di qua, l'altro il saldatore di là, cioè di avere un polo, non dico come l'incubatore di Cividale, però come ha fatto magari Angolo, dove ha costruito il comune, ha individuato
dei terreni, ha costruito tutti, ha fatto dei progetti dove tutti i capannoni, piccoli e grandi, dovevano avere le stesse qualità e la stessa struttura, per far sì che poi gli insediamenti industriali uno si insedia dentro e se no si deve andare a cercare il terreno. E qui non vedo, cioè nel futuro, parliamo sempre al futuro, però in questa ottica credo che non abbiate guardato al futuro, perché giù io la... ho un deposito. No, ci abbiamo guardato, ma non c'erano le zone che... Allora, però ci sono anche bisogna mettere dalla nostra parte, che noi non sappiamo cosa andare a fare. Hai finito l'intervento? Sì, questo. No, poi mi dico un'altra cosa. Che a me dispiace, per esempio, che la parte di San Carlo lì del parco, che voi mettete come PGT, venga tutto edificato. Perché è una bella zona, è anche troppo edificata secondo me. Bisognava forse metterla da un'altra parte. Lì non è zona di completamento, non è zona di niente. Per me arrivato ormai alla chiesetta, in cui della chiesetta, cioè con le costruzioni, si vuol dire che il parco dei bambini è sotto, ma l'altro parco è quasi, diciamo, eliminato. Cioè, parliamo di tenere le radici, parliamo di tenere i colori, però con questo, cioè, secondo me, non va bene, allora andrebbe bene anche in Cerreto fare altre cose. Voi salvaguardate Cerreto, ma non salvaguardate San Carlo, che secondo me ha la stessa importanza di Cerreto. Ti dico sinceramente, se il comune avesse avuto il terreno... Se vuol fare cassa è un altro discorso, no? Faccia cassa e venda anche un po' di Cerreto, mettendo dei paletti e dicendo ok, fate tutti, non so, delle casette così e così, e in Cerreto, sulla parte di Cerreto, per me è grande, che dico. No, ma nel senso, se avessero avuto dei terreni da un'altra parte, questi qua erano già terreni in zona F. In realtà la parte di parco che dici te, salvaguardate, sono molto più basso questi. Sono sopra quelle che ci sono. Sono sopra il campo sportivo, appena sopra il campo sportivo, appena sopra quelle di Mazzoli. Quelli della strada, quella lì che va dentro nell'ultima, dove tu hai fatto la pompa, diciamo, ecco, hai terreno, entra dentro da lì, giusto? Quindi verrà, cioè, secondo me, sotto. Viene rovinato. Poi ognuno fa le sue osservazioni. Questo qui sarà un piano attuativo, anche questo qua, all'interno del quale si può sempre anche pensare la parte verso monte di tenerla perfetta attrezzata. Il problema nostro è che in effetti qua questi banchi gioco sono difficili anche da mantenere, come vedete, attrezzato. Guarda di soli, che è molto più baricentrale, molto più facile, molto più fruibile, se diventasse un parco urbano, no? Ciao. Posso dire due cose? Mi si dà vita pure, io ti ringrazio per averci portato queste osservazioni, perché ci dà modo anche di dare delle spiegazioni. Innanzitutto, al di là di pochi, ma veramente pochi, che conti le dita di una mano le avanzi, dei proprietari dei lotti delle zone artigianali, del PIP, ma anche di Orsolo Superiore, ci hanno chiesto per favore cancellate la zona artigianale. Ovviamente. Ti dico quello che sta venendo avanti, perché ovviamente per urbanizzare, a parte che non c'erano le condizioni per urbanizzarle, o c'era un esborso di opere di urbanizzazione che forse non conveniva il gioco, non, no, come il gioco non valeva la candela. Il pizzola, questo qua è un ecco. Quasi in mezzo a una zona residenziale. Poi siamo andati verso. No, adesso io non voglio una campagna. Aspetta, però io ho comprato, ti spiego subito, nel 92 ho comprato il terreno. E la zona artigianale, la zona residenziale, era lontano, dopo è andata avanti la zona residenziale, ma noi non abbiamo colpa che abbiamo comprato i terreni nel 92. Infatti abbiamo cercato di non togliere l'edificabilità, ma in un certo senso il ritorno ci può essere. Poi tu mi fai l'esempio di Angolo, lo conosco bene io Angolo. Il polo industriale, però non so se ti sei accorto, ma negli ultimi due anni sta cambiando il mondo, e nei prossimi cambierà ulteriormente.
Lo so che spesso e volentieri tu fai la superstrada, guarda qual è la scritta pubblicitaria che trovi maggiormente sui cartelli. C'è un numero di telefono e affittasi o vendesi capannoni. Ora, dunque questo è un segnale che qualcosa sta cambiando. E ovviamente. E cos'è che sta cambiando? Scusami, Cristian, adesso cosa sta cambiando? Costruiamo i centri commerciali, puliamo tutte le fabbriche. No, se è questo che sta cambiando, ora devo un po' bene le fabbriche. Poi va bene, è quello che abbiamo fatto fino adesso, abbiamo chiuso le ferriere per fare i centri commerciali. Ma va benissimo. Voglio vedere quel giorno che rispetteremo di andare ai centri commerciali. Ma c'è chi deve lavorare, cosa deve fare? Su questo. Andare via, cioè loro prendono su, vanno giù a Coso Antonio, comprano un pezzo di capannone e portano la roba là. Se poi è giusto così per lavorare più prossimo, penso che sia la cosa giusta. No, non è questo il discorso. Allora, io faccio una domanda. Il discorso era, ma io ero uno di quelli che avrebbe visto. Sì, no, io dico che era mica visto. Dove? Tocca a voi che state. Scusa, Allora, vicino al cimitero inferiore poteva essere. E deve attraversare però il centro storico con i camion e tutto il resto per arrivarci. Sì, però avremmo tolto anche dal paese certi obblighi dei sottomercanti, hanno i depositi di materiali. E poi se mettere via anche il transfer nella legge. Io una domanda, se era stato qui, non l'ho mica vista, pare. No, ce n'è una che tu avevi detto. Quante giorni di strada ci vuole? No, poi se nel piano regolatore lì sempre le zone residenziali sono tollerate, sono ammesse le attività artigianali, mi hai capito? No, non sono ammesse come no? Nelle zone di completamento che non si fa la capannone, se tu saldà, uno che ha 150 metri di 200 metri di pianta, fa la officina e te che dire niente. Poi ovviamente io difendo la nostra scelta, in zona residenziale l'officina non c'è. Io mi invito a mettere visto la l'officina, la residenziale, tu puoi aprire un negozio se vuoi in zona residenziale, dico officina. E cosa ti l'ha detto giusto Salvatore, lui l'ha comprato nel 92, dal 92 al 2012 sono passati 20 anni in cui probabilmente ci hai pagato sopra le tasse e adesso certamente di valore. Io dico, ma se in 20 anni non hai mai fatto niente, ma non l'hai mai fatto, quante volte sono venuto? No, dico, ma vuol dire che chi è vicino a me purtroppo non va. Io non devo pagare le conseguenze. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo. Ma non la prevate il pavimento. Cosa dobbiamo fare? Cioè, chi viene successo qua o sono superiore? Come ho sono inferiore? Dunque questo è un segnale. E se non sono stati fatti nei tempi d'ori fino al 2007, sì, figurati di questi tempi d'ori, servono un milione e mezzo di opere di urbanizzazione. I tempi d'ori vanno bene, quello che dici te, ma vanno bene anche per il polo che dovrebbe esserci, per i servizi che l'avete messo, però i tempi d'oro non ci sono più. Ma io lo vedremo fra 50 anni, quel polo lì, fra 50 anni. L'abbiamo anticipato, ma... Ecco, io dico soltanto se avete individuato, non l'avete individuato, ma io non voglio fare... Se sono individuato, non c'è un altro. Cioè, è un discorso, anche perché sicuramente questi attacchi li avremo. Questi attacchi saranno una osservazione che ha costruito come un altro. È una constatazione. Avete parlato di guardare quando la cosa le coppie che si sposeranno che avranno dei tempi sindaco. Ma tu vuoi dirmi che c'è un artigianale? Oh, però dai, è artigianale, se non deve funzionare. Artigianale è una cosa che bisognava fare. Perché a Ostia non ci sono gli artigiani. Poi sarà un proprietario, una cosa che è il proprietario, non è il trucco, non è il proprietario. Ma è una cosa che non è un proprietario. Un singolo proprietario, per
tanti, ma li daremo in spostamento. Tanti non arrivano mai. Dopo che hanno visto cosa pagano di IMU con i valori di riferimento dell'INCI, per cui le aree dove vivono sono a 22 euro al metro quadro, quando dovresti metterle almeno a 100-150. Ma quello che